Io dopo fa un'altra volta la vicino, ma come da fare un'altra volta. Bene, mi dai che dice che dopo non te la fanno più la forza. Vai, dai, perché che dici, vai. Subito, dai. Vabbè, tu non te la fai. Fa niente, ti fa tutto uscire, ti fa la tigre. La ginnastica, vai. Devo dire a chi lo dovete un po' più facile quando lo riesco a prendere. Voglio dire un attimo, dai, non mi sembra uscire, vai. Io dico, sì, lo faccio un po' più facile, poi non riesco a prendere, vai. Dai, come vai? Vai bene, non riesco a prendere, non sto prendendo niente. Ora non sono qui. Chissà, stanno 5 ore così. I compiti di giorno mica si fanno qui. È bello divertirsi tutti insieme tra noi. Studiare, ripassare, non parliamo di più. Giocare, giocare, suona meglio così. La scuola lontana si vede da qui. Adesso non ci resta che cantare tutti insieme. Yeah.
persona, programma più adatto. Programma afro, per lavarci a 90 gradi. Programma Cina, stoffe e capi colorati. Lavatrice hawaiana, lei lava, tu balli. Programma Bronze, per macchie dure e impossibili. Programma Belgrado, per lavaggi a medie temperature. Lavatrice hawaiana, lei asciuga, tu balli. Programma Sud America, elimina ogni odore sgradevole. Programma New Delhi, per capi nuovi e delicati. Programma Disco, centrifuga a 120 giri al minuto. Per un'asciugatura perfetta senza molletta. Olè! Lavatrice hawaiana, lei aspira, tu balli. Guardate il nostro Alex col Sud America come si muove bene, eh? Guardate New Delhi, chi curito lì. Mi è arrivato pure Salvatore. Applauso ai bimbi, applauso per chi arriva ora, cioè stendi panni, stendi panni, stendi panni. Diventerà un chihuahua perché fringiamo i gesti. Stindi pindi, stindi pindi, stindi pindi, stindi pindi, nice. E shigi, insidi, e shigi, e shigi, insidi, e shigi. È arrivato pure Pua Bianco. Allora Ines è desiderata qui in console, grazie. Come DJ? Chihuahua, chihuahua. Adesso con tutte le vocali o noi allarghiamo i gesti e portiamo un bel cane di grossa taglia che si chiama Alano. Stondo pondo, stondo pondo, stondo pondo, stondo pondo, o sciogo, o solo, o sciogo, o sciogo, o solo, o sciogo. Noi stendiamo i panni! Stendi i panni, stendi i panni, stendi i panni, stendi i panni, asciuga il sole.
bravi, bravi, bravi. Io però non sento l'applauso, gente, siamo arrivati a giovedì, su con le mani. Ah. E allora vai DJ, schiaccia play. Le mani, gente, su, su. Allora, chi non batte le mani domani non scende in spiaggia, eh? Via Salvatore subito come batta. E allora siamo rimasti d'accordo, perfetto. Che bello! Si mise a cantare un cocomero. Salvatore dietro le quinte, grazie. Che voleva essere più forte del mondo, che voleva tutti quanti superare. Salvatore nudo dietro le quinte. Tomba, tomba, si mise a sciare. Splash, splash, si mise a nuotare. Si mise a mangiare, la si mise a cantare, un cocomero tondo tondo, che voleva essere più forte del mondo, che voleva tutti quanti superare, un bel giorno si mise a... Daniele e Giuliano, qui grazie. No, no, si mise a dormire, tomba, tomba, si mise a sciare. Splash, si mise a nuotare, gnam, gnam, si mise a mangiare, la, la, si mise a cantare, un cocomero tondo, tondo, che voleva essere più forte del mondo, che voleva tutti quanti superare, un giorno si mise a... Tutto, non ti preoccupare. Splash, splash, si mise a nuotare, gnam, gnam, si mise a mangiare, la, la, si mise a cantare, un cocomero tondo, tondo, che voleva essere più forte del mondo, che voleva tutti quanti superare, un giorno si mise a salire. Bravi, bravi, bravi bimbi, ancora non sento le mani, forza gente, riscaldatevi perché questa sera ne vedrete delle belle. E allora vai, 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 vai DJ, schiaccia play. Ciucciua! Ciucciua, wah, wah. Chihuahua, 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 chihuahua
se vuoi giocare d'ore mi fa sole. Con le note puoi cantare sotto mi re do. Con le note puoi marciare d'ore mi fa sole. Con le note puoi sognare sotto mi re do. E mi fa sole se tu a tutto e l'ottavino guarda come fa. Meint ihr, ihr schafft das noch ein bisschen schneller? So vielleicht? 1, 2, 3 und 4. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Ja, das war doch prima. Und jetzt machen wir mal das richtige Tempo. Und das geht so. 1, 2, 3 und 4. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Und jetzt mache ich mir den Knoten aus der Zunge. Bravi, bravi, ma che sono bravi questi bimbi. Allora gente, vi ricordiamo che questa sera è la serata dell'estrazione, quindi se qualcuno non ha preso il numerino e volesse prenderlo, allora chiede direttamente a Giuliano. E vi ricordiamo che in palio come primo premio c'è una settimana di vacanza qui al Blu Area. Vai DJ, schiaccia play.
ormai di pranzo qua al Blu Area. E allora forza, tutti in piedi. Anche voi della curva sud, lì, magliettina bianca in piedi, forza che ti vedo. Tutti in piedi, perfetto. Allora vai DJ, schiaccia play. Che ci sono 15 anni di sfiga intensa. Complimenti, fategli un applauso, perfetto. È così. E questa è la prassi. Sai, tu non ti sei alzato, è vero? E allora, vai DJ, continuiamo sempre con un'altra bevidenza. E allora vai DJ, schiaccia play. Ricordo a tutti i partecipanti dello spettacolo ospiti cortesemente di venire dietro le quinte. Grazie. Ricordo che se volete portarvi un ricordo a casa, se volete portarvi il pulcino Pio, basta chiedere alla nostra chicca il CD dell'animazione. Ripeto, gli ospiti che porti dietro le quinte. I'm gonna feed him, this is your moment.
Cucciolotti, ma insomma, dai, ma sono i vostri figli, insomma, eh? E allora io direi di farne un'altra e poi iniziamo subito con lo show. Vai DJ, schiaccia play. Ah, perfetto, come se non avessi detto nulla, facciamo un altro applauso ad Alex e Eleonora, bravi. Non ci siamo, gente, io non vi sento carichi, insomma non posso iniziare la serata così, giusto? No. E allora ripeto, giusto? E tutti? No. Ma no, solo il 20% tutti, giusto? No. Ah, siete proprio così di natura, va bene. Allora facciamo una cosa, DJ, rifacciamola, guarda che applauso che fanno adesso, forza, dai! Insomma, serata ospiti, iniziamo a divertirci da adesso. Mary Jane, musica! Sì, e allora gentile pubblico del Blu Aria, fatemi sentire quanto siete carichi! Benvenuti in questo bellissimo anfiteatro, com'è andata la giornata? Tutto bene? Sì. Eh? A parte la caduta, benissimo. Quale caduta? Poi ci racconti? E allora gente, noi vi abbiamo invitato qui perché questa sera lo spettacolo è dedicato agli ospiti! Eh sì, proprio così, perché da ieri e oggi ci sono fior fior di ospiti, abbiamo fatto provini, è venuta Maria De Filippi, sono venuti tutti quanti a vedere e a provare se andavano bene o meno. E allora io faccio una piccola precisazione, sono degli ospiti come voi, quindi colleghi di vacanza, che hanno dedicato un'oretta della loro vacanza a noi e a voi. Quindi mi raccomando, non siate troppo critici, divertitevi e fatevi sentire quanto belli sono. Forza con le mani, gente! Io rappresento qua, così che qua c'è questo pubblico che mi muore ogni volta, però si assenta qua, giustamente sono carichi che ce l'ho davanti e qua non si capisce più niente, va bene. Allora gente, iniziamo subito con lo spettacolo, con il vivo dello spettacolo, perché ho l'onore e il piacere di presentarvi qui sul pubblico, sul palco del Blu Aria. Facciamo un applauso al Mini Club. Non escono, DJ, poi metti la base. E allora loro ci presentano un balletto dei musical, dei musical. Signori, il Mini Club insieme a Alex e Eleonora ci hanno preparato Grease. Tutti olè, Grease! E allora vai DJ, schiaccia play. Io mi metto comodo. Zia, tutto a posto? Ti porti la sedia da casa, giusto? Bye.
bravi, bravi, non potete capire quello che si dicevano. Dai, tocca a te, corri, dai! E qua c'era la mamma che riprendeva. Oh, è il mio figlio! Dio, 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 che emozione! E allora, gente, questo era il momento dedicato al miniclub, ma non è finita qui, perché durante i provini, durante le scrutinature, abbiamo visto un bambino veramente bravo. E allora, signori, ho l'onore di e il piacere di presentarvi il barzellettiere ufficiale del Blu Aria. Signori, facciamogli un applauso al nostro Giacomo! Alex, barzellettiere Alex. Capita anche questo, capita anche questo. Barzellettiere, barzellette, dove barzellette? Barzellette, perfetto. Ah, eccolo qua il barzellettiere. Allora, allora, buon sangue, non dovrebbe mentire. Ciao, come ti chiami? Davide. Davide. Che dice? Davide, quanti anni hai? 6 e mezzo. Ma che? 6 e mezzo, 6 e mezzo, l'altro mezzo per prendere la pensione, giusto? No. No, no. Allora, Davide, sei sposato? Nemmeno per occhio. Nemmeno? Per occhio. Nemmeno per occhio. Si esprimono così oggi giovani, eh? Se chiami un napoletano tipo Peppe, dici, manco po'... No, vabbè. E l'antifono è quella, eh? E allora, che lavoro fai, Davide? Nessuno. Cosa vorresti fare da grande? Non mi è venuto in mente. Non mi è venuto in mente il disoccupato come papà. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E allora, so che sei bravo a raccontare barzellette, ti lasciamo il microfono, te li facci divertire. Grazie. È incazzato. Salve signore e signori e bambini di ogni età. Ma sapete che cosa mangia un canino? Figlio di un canibro a colazione? No. Sapete cosa mangia un figlio di un canibro a colazione? No. Un uomo sbattuto. Ah, quindi abbiamo cambiato. Ciao, come ti chiami tu? Vincenzo, Vincenzo, tu quanti anni hai invece? 8, perfetto. Allora Vincenzo, vai con la tua barzelletta, forza. Pierino e la mamma vanno al parco e Pierino raccoglie le cose da terra e la mamma gli dice: non si raccolgono le cose da terra. Continua a passeggiare, Pierino raccoglie di nuovo le cose da terra, mamma gli dice che non si raccolgono, poi la mamma cade a terra e Pierino gli dice, e la mamma dice a Pierino: Pierino, mi aiuti ad alzarmi dalla terra? E Pierino dice: ma non si raccolgono le cose da terra. Ciao! Nicola. Nicola, allora, comunicazione di servizio dietro le quinte, si sente tutto. Cortesemente state in silenzio, grazie. Sente pure Alex. E allora, come ti chiami, scusaci? Nicola. Nicola, Nicola che secondo voi da dove viene? Da Bari, giusto? No. Da Matera, Matera che provincia di? Bari. Va bene, va bene. E allora, questa la dedichiamo a Marilena. Ah, vuoi dire qualcosa? C'è una comunicazione urgente, un minuto d'attenzione. Per piacere, un minuto d'attenzione, ascoltate tutti. Grazie per l'attenzione. Rimango interdetto, perfetto, abbiamo altri attimi di barzellette, eh?
Speriamo di no, speriamo di no, speriamo. Mi sa che abbiamo finito, giusto? Alex sta facendo il fatto suo stasera, perfetto. E allora signori, adesso vi presentiamo l'ultimo sketch fatto sempre dai bambini, così almeno poi se ne vanno a nanna, speriamo. E allora signori, ho l'onore e il piacere di presentarvi lo sketch dei bambini. Applauso! Fermi tutti! La regina Elisabetta abbiamo. Come va signora, tutto bene? E chi se ne frega? No, puoi parlare. Io ho il portafoglio di Giorgio Armani. Bravo, bravo. Tale figlio, tale padre. Io ho la maglietta di Giorgio Armani. Oh. Chi è che siete capano? Si scioccano i bambini. Amore, non hanno capito. Il pantalone di Giorgio Armani. Bravo. Io ho l'orologio di Giorgio Armani. Oh. Ma su bambino ora lo sto vedendo, vai. Io ho il cappello di Giorgio Armani. No, no, bravo. Agli occhiali. Io ho gli occhiali da sole di Giorgio Armani. Hai capito, pezzente? Io ho i calzini di Giorgio Armani. Lei ha i calzini di Giorgio Armani? Ha fatto anche un eruto. Bravissimi bambini, applauso! E allora facciamo entrare il nostro Alex e la nostra Eleonora! Alex e Eleonora, ci siete? Ecco Alex, e vai con la nostra Eleonora! Signori, sono stati bravissimi perché non solo fanno il mini club ma pure lo spettacolo. Applauso! Grazie, grazie mille. E allora gente, con i bambini abbiamo finito e tutti fate... Ah. Con i bambini abbiamo finito! Pure io mi sento più rilassato. E allora sì, però non me ne andate però. Ecco che si sistemano. E allora gente, continuiamo sempre con la nostra serata, però prima di continuare con la nostra serata vi ricordo una cosa, che questa sera c'è l'estrazione del lui al Bahia così. Allora ciao, come ti chiami? Silenzio cortesemente, parla Don Agnese, eh? Ciao, come ti chiami? Ciao, piacere, mi chiamo Vanessa e vengo da una provincia di Caserta, Cancello d'Arnono. Ammazza che velina, eh? Ammazza che velina. Allora io direi di fare la prima estrazione. Prego velina, DJ ci metti un po' di suspense. E allora velina, chi c'entri tu? Prendi il cappello e vai dal pubblico e fai piare un bigliettino. Maschi adulti. Abbiamo
10 estrazioni. Meglio come donna che sì, vabbè. Ma poi vi accoppiate, poi pigliare sul biglietto. No. Perfetto, Velina, me lo puoi riportare? Cosa? Vieni, e il biglietto. Anche perché non c'è niente a riportare, ma. Velina, ti vuoi muovere? L'ansia mi è venuta. Allora, signori, vi ricordo che il primo premio, ecco qua, che sarebbe il quarto, perché siamo iniziati al contrario, è un CD più la... No, ecco qua cos'è, la foto più la bandana dell'animazione. Tutti...